Accanto a me il neoeletto presidente del Consiglio di Mazara del Vallo, il presidente Gancitano, una elezione che comunque già si sentiva nell'aria. Qual è appunto quello che si sente di dire adesso proprio a caldo? Sono abbastanza emozionato. I miei colleghi che mi hanno voluto fortemente alla carica di Presidente del Consiglio Comunale. Io sarò il Presidente del Consiglio Comunale di tutti, sia di maggioranza che di opposizione, e dobbiamo lavorare per il bene di questa nostra città. Non è mai facile comunque essere il Presidente del Consiglio Comunale, anche soprattutto in un Consiglio Comunale come quello che abbiamo visto qui a Mazara del Vallo. Gli ultimi 5 anni è stato un Consiglio Comunale alla fine anche molto movimentato. I prossimi 5 anni si prevedono anche più tranquilli. Qual è la speranza, l'augurio, l'invito soprattutto da fare ai consiglieri colleghi? Allora, io l'invito che faccio ai miei consiglieri è quello di lavorare tutti in sintonia per fare il bene della nostra città. Io mi impegnerò a snellire tutte le procedure affinché tutti gli atti che l'amministrazione porterà in aula possono essere approvati al più breve tempo possibile, per consentire alla nostra città, alla nostra economia di poter ripartire nuovamente. Si è parlato di fare grande apertura sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione, di cercare anche in un certo qual modo, tra virgolette, spartirsi i ruoli di presidente e vicepresidente, ma soprattutto di una collaborazione futura. Secondo lei ci sono le prospettive, soprattutto dopo aver visto anche il voto di questa sera? Sì, io sono fiducioso su questa votazione, che permetterà alla città innanzitutto di poter riuscire a riportare di nuovo la normalità, non normalità perché nel senso che non c'era prima normalità, ma vedendo gli interventi fatti dall'opposizione, interventi costruttivi dove chiedevano al nostro sindaco la possibilità di partecipare alla vita amministrativa, io già sono abbastanza fiducioso. Un'altra cosa che mi preme dire, come ha detto il nostro sindaco, che noi partiamo dal nostro programma elettorale, il nostro programma che la città ci ha voluto fortemente, però anche se vengono dalla parte dell'opposizione alcune iniziative importanti per la nostra città, le teneremo in considerazione. Accanto a me il sindaco di Mazara del Vallo, l'onorevole Nicola Cristaldi. Abbiamo appena assistito a un consiglio comunale per certi versi tranquillo, colloquiale, di collaborazione. Si è appunto sentito e toccato con mano uno spirito di collaborazione da parte di entrambe le coalizioni, quindi maggioranza e opposizione, in vista quindi di quello che si ben sperava una collaborazione anche appunto per i prossimi 5 anni. Ho percepito anch'io questo clima distensivo che ha visto anche dichiarazioni da parte dei diversi schieramenti di disponibilità a collaborare, al confronto, a creare condizioni positive per la nostra città. Ciò non significa che mi aspetto una sorta di confluenza tutti in maggioranza, perché questo non è nelle mie ambizioni e non lo auspico nemmeno. Significa... Scusi, non sarebbe neanche democratico, poi sotto un certo punto ci vuole anche l'opposizione, no? Beh, ci vuole l'opposizione, ma perché non sarebbe democratico? Se tutti decidessero di entrare in maggioranza senza che nessuno glielo impone, è un processo comunque anche questo democratico. Non sarà così, perché noi abbiamo il nostro programma, noi abbiamo le nostre persone, abbiamo le nostre strategie, e mi piace che ci sia invece questo clima di cooperazione che mi auguro non venga annullato sin dalle prossime sedute. Mi auguro che alle dichiarazioni seguano i fatti. Noi abbiamo cominciato col dare la nostra disponibilità, perché abbiamo chiesto e ottenuto, grazie ai nostri voti, che il Presidente del Consiglio Comunale fosse espressione della mia maggioranza, ma abbiamo evitato di chiedere che anche il Vicepresidente del Consiglio andasse al nostro schieramento, e partecipiamo alla individuazione di un soggetto che sia espressione della minoranza. Questo credo sia un concetto democratico interessantissimo ed è un po' la risposta a quello che si è verificato nella scorsa consiliatura. Si è appena concluso appunto il voto per decretare il Presidente del Consiglio. È stato nella persona appunto del consigliere Gancitano, uno dei consiglieri appunto il più eletto nella sua coalizione, una grande vittoria quindi anche questa. Beh sì, intanto è stato premiato il consigliere comunale più votato e poi anche una persona voluta bene, stimata dall'intero consiglio comunale, ha ottenuto anche più voti dello schieramento a cui
appartiene, ed è anche un bel segnale. Forse qualche cosa in più si sarebbe potuto dare, considerate anche le dichiarazioni di disponibilità che abbiamo fatto noi, ma ci sarà tempo per poter rimediare anche a questo. Vito assicura imparzialità, è una figura interessante dal punto di vista istituzionale, è stato già consigliere comunale, conosce i regolamenti ed è una persona che lavora in mezzo alla gente, quindi sa che non deve montarsi la testa, come suol dirsi, che deve continuare ad essere un consigliere comunale con il grande ruolo di essere il primo dei consiglieri comunali. Io sono sicuro che farà bene. Quest'area così distesa in consiglio comunale fa ben sperare, anche ci si augura in questi prossimi 5 anni anche una presenza più assidua qui in consiglio comunale, ce lo chiedono anche molti nostri lettori. Se vale la pena ci sarò, come suol dirsi, perché purtroppo nella scorsa consigliatura il clima era molto pesante e per certi versi a volte anche si andava oltre ogni riga e oltre ogni regola. E un sindaco che si trova ad essere sindaco dopo aver ricoperto tanti incarichi istituzionali, secondo me ha fatto bene a non partecipare più alle sedute del consiglio. Mi auguro che il clima della scorsa consigliatura non ci sia, intendo partecipare come sto facendo in questo caso alle sedute del Consiglio Comunale, almeno nelle parti importanti. Certo non parteciperò a tutte le sedute del Consiglio, ma quando ci sono argomenti di una certa rilevanza dove necessita anche la presenza del primo cittadino ci sarò sicuramente, mentre nella scorsa consigliatura purtroppo facevo sangue amaro, come suol dirsi, e preferivo non partecipare. Credo che questo clima positivo possa ripetersi anche nelle sedute prossime, quindi do la mia disponibilità piena a partecipare, non solo a partecipare ma a contribuire al dibattito, pur non essendo io componente del Consiglio Comunale. Perfetto, la ringrazio per i minuti concessi. Quindi se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo ben dire che i prossimi 5 anni saranno 5 anni di collaborazione proficua tra maggioranza e opposizione, saranno quindi tantissimi progetti portati avanti e soprattutto a compimento da parte di questa amministrazione, a cui noi auguriamo tantissimi auguri e in bocca al lupo. Grazie tante, grazie, arrivederci.